Salve a tutti, cercherò di fare un video abbastanza breve perché più che altro vi voglio rimandare alla visione di altri video, al quali vorrei, i quali insomma confermerebbero quello che, che dico. Ecco, io parlo più e più volte del fatto che in fondo i complottisti e i cosiddetti debunkers fanno più o meno gli stessi errori, no? Ma addirittura ci sono dei casi in cui i complottisti si mettono a fare debunking e i debunkers si mettono a fare i complottisti. Volete vedere? Beh, io vi consiglio, per esempio, per quanto riguarda il primo caso, di, di vedere per esempio il video che Mazzucco ha fatto sul canale Luogo Comune contro la terra piatta. No, un documentario normalissimo non è nulla di, che non c'è nulla di, di problematico dove lui spiega perché la terra non è piatta. Io non so manco chi fosse questo soggetto qui. E il video era, insomma, mi piacque per i limiti delle mie conoscenze, insomma, non so che nulla di sbagliato. Poi scoprire che questo qua era un complottista di quelli proprio esagerati. Se ne è parlato molto di recente di questa persona che comporta il coronavirus. In quel video invece lui smontava terra piatta perché? Perché lui crede agli alieni molto semplice, non è che lui è così tanto razionale da andarsi a documentare scientificamente. E un altro esempio che potrei farvi, ma purtroppo sono cose che non servono più online, sono altri complottisti che cercavano di smontare teorie sugli ufo, o di quelli che in passato si mettevano a smontare le teorie, che, diciamo, contro, diciamo, contro certe cose del cristianesimo, diciamo, eh? quelli che si dicevano, ma sai, Gesù non è mai esistito, queste cose qua, no? Ecco, i complottisti fanno la i religiosi, che, però, qualcosa di utile e intelligente, dicevano. Tanto si mettevano a smontare storicamente eh, cose del, del tipo: che Gesù non era mai esistito, che Gesù era in realtà, che, che ne so, Babbo Natale, quello che, che vi pare piace a voi. Intanto, forse qualcuno in rete ancora se lo potesse trovare. Al contrario, molti non se l'aspettano, ma io vi posso rimandare, vi metto il link in descrizione quando addirittura il CICAP smette a complottare a, a, non a complottare a teorizzare i complotti come sarebbe a dire vi consiglio di andarsi sul canale youtube del CICAP e di vedere il video i complotti della scienza si parla di, di quando veramente anzi addirittura ANSA avrebbe eh, postato delle no notizie false pagate da aziende varie ed eventuali e, e non soltanto e si parla anche di multinazionali farmaceutiche e cose del genere che avrebbero fatto detto cose diffuso stronzate per giustificare i loro profitti c'è un video di Massimo Polidoro dove per esempio parla di, di, di come un presidente può veramente dire complotti si parlato anche di Watergate per esempio anche nel video riguardo come devo dire l'area 51 Polidoro spiega che un mezzo complotto c'era stato non dice proprio questo dove in realtà si sì, effettivamente gli Stati Uniti avevano insabbiato che fa anche ridere perché Roswell era un deserto, avevano, diciamo, insabbiato ciò che erano, avevano trovato a Roswell. Non era un disco volante, ma era un pallone spia sovietico. Cioè, scusate, sovietico. Un pallone spia con cui gli americani spiavano i sovietici quindi cercano di far credere che fosse un normalissimo pallone allo statico. Cioè normalissimo, che non avesse nulla, invece era un, era un pallone. Era un affare con cui spiavano i sovietici. Non voleva che, che si sapesse all'epoca. Oggi non farebbe più un cazzo a nessuno. Ma soprattutto, ieri ho visto il, il video di Polidoro dove parla di Greta Thunberg. Il, chi critica Greta, ovviamente i complottissimi, no? perché uno non, non, non può essere in disaccordo con qualcuno. Ho fatto anche video su Greta. In realtà, eh, chi crede. Parlo di Greta Thunberg, ovviamente, non di Greta Conflitto. Di chissà chi, chi critica Greta? Eh, sono il Partito Repubblicano, sono la destra. Perché hanno pagato certi scienziati per far finta di, di... che esista il dubbio sulla, sul riscaldamento globale. Ma pensate un po'. Ma pensate un po', no? Cioè lui proprio spiega come via. No? Datevelo a vedere perché parla di sta cosa fa il paragone con i tempi in cui la scienza aveva scoperto che il faceva male l'industria del tabacco non riusciva a dimostrare il contrario ma cercava di dimostrare che c'erano dubbi e non c'erano abbastanza prove e che lo stesso è successo con il petrolio per dire eh, ma santo cielo no. quindi ma questo è un complotto dire che le multinazionali del tabacco del petrolio appoggiati da, da grossi industriali politici di destra, finanziano, pagano certi pseudo o, dei, o anche dei veri scienziati per dire certe cose. Questo è complottismo. Svegliati, Polidoro, ma, ma che cazzo stai dicendo? Cioè, sicuramente sarà, cioè, no, è verosimile che sia vera come cosa, ma non andare a dire che altri sono complottisti, visto che Polidoro per primo è un complottista. Certo, bisogna portare le prove dei complotti, ma non diciamo... In generale, per assurdi i complotti non ci sono. Non usiamo quella parola per, e, appi, per etichettare la gente per far credere che poi sia tutto falso, che sarebbe una fallacia ad hominem nel parlato di un 50 miliardi, milioni di miliardi di video e non bisogna, cioè, questa cioè, tipica fallacia del complottista, tra l'altro, no, cioè accusare qualcuno. Di essere pagato per interessi, no? Ci hanno fatto anche delle parodie, dei meme. No sei pagato da solo. Sei pagato da e Caio Ah, se lo dice un complottista, tra video, no? è un complottista. Se lo dice Polidoro che e Caio è pagato da qualcun altro per dire stanzate, quello non è complottismo. È debunking. Ma pensa un po': guarda, due pesi e due misure. E poi Polidoro stesso dice: Sì, ok, Watergate era un complotto. Beh. Mi rendo conto di essermi un pochino incazzato, però ho cercato di essere più concito del solito, pagato sia sì, a metà del tempo, di solito faccio video da 15 minuti l'uno. Però metto tutto, alla prossima, link in descrizione.